Vai, siamo live. Siamo live con il Pronto? coronavirus, ufficialmente puntata dedicata. Ma sta facendo finta di parlare al Ma che sono? telefono? Pronto? No, se lo fa davvero. Ma tu Metti sei ancora il One? microfono. Sei ancora Sì, io One? sono ancora. Sì, io sono ancora One, è ufficiale. No, niente, direi puntata interamente dedicata al coronavirus, visto che nonostante passino le settimane, io continuo ad aprire Repubblica ed eventualmente proviamo anche Corriere, che non apro quasi mai. Cioè, praticamente è È un topic flood, unico, è cioè, un flood, nonostante. è un flood. Sì, Flood? in È un flood. è È un un flood. flood. Cos'è il flood? Il floodino? Perché due Allora. O? Cioè, se hai paura che ti meno, Sì, eri molto menato da sì, piccolo. come si dice sì. E, flood? anche io guardo Google Ti ho detto, News, è mi una raccomando, stai roba. attento al Volevo bilanciamento del caldo, lo volevo bias. caldo, Come dica, caldo. così è, non è caldo. Così è bruciato, non caldo. Ma no, bruciato, no, il bilanciamento del bianco e la Sì, tutto, è luce tutto sono sbagliato, due cose sia il diverse. bilanciamento Abbasso bianco le che la luci, luce. abbasso le luci, però lo No, voglio non abbassare le caldo. luci, cambia lì. Perché devi abbassare le luci che non sono neanche il potenziometro? Perché lo vuoi Sposta da lì caldo. il bilanciamento della luce, l'esposizione. Dicono che c'è lag, buffering, un po' di tutto. Così? Ti piace? Sì, un po' meglio. Non credo che siamo a fuoco. Pare che Questo però sembra, a laghi me così sembra tanto che anche il stabile. lag lagga. Così dicono. Però è strano perché qua c'ho la connessione che mi dice che siamo perfetti. Probabilmente è una perfezione Aspetta, eternana, provo a ma. guardare Vai, aspetta, aspetta, aspetta. informazioni. Sai che neanche riesco più a capire come faccio a vedere come sta Ok. andando? Non ci Basta stanno più le destra. Basta sì. statistiche. C'è sempre troppo merda. Vai in full screen. Sto in full screen. No, Ah, si vede che non stai perdendo. no. No, dicono tutti che va a zero. Comunque hai chiaramente il computer adesso con dei problemi, eh. No, non credo. 15% di 30 fps. CPU. È vero, va piano la banda, non c'è, come se non ci fosse banda, c'hanno ragione. Wifi 6? No, sto su rete. Questo bicca. Sì, c'è Ciubecca qua dietro, confermo. Non si capisce, cioè, ogni volta che inizia a parlare, le prime 6 parole non si capiscono, sempre. Non riesco a capire come mai. Boh, provo a mettere. Paura che però se cambio connessione, che succede quando se cambio qua così? Crollerà. Che Che fa? cos'è Hype Train 94%? Quando si abbonano? Ah, ma siete live però. Quando Sì, che siamo live. s'abbonano. Grande. Che vogliamo che faccio? Che faccio? Un bo'? Aspetta un attimo, E tanto se 4000. così fa cagare, No, cambiamo. no, ma sta andando. Aspetta un attimino. Aspetta che si Aspetta, vabbè. stabilizzi. Ragazzi, dateci dei feedback Si stabilizza vari. sui 4 frame, però. Ma confermi qua ci dà Ma tu stai 4000 di bitrate a guardando? 30 Tu stai frame. guardando Umbo per vedere se effettivamente va bene? No, ho spento perché mi sta andando in buffering Ah, ok. pesante. Adesso sei Ora sembra benissimo. andare. Ho detto Ale sembra. stai bene col capello No, no, corto. scatta. Scatta, fa cose strane. Forse un po' meglio, però. Scatta e fa cose strane addirittura. Sì, Tipo. diceva Pierpaolo Coglione, ho detto, è uscita una Adesso ogni parola. tanto fa uno scatto. Adesso va, ogni tanto fa uno scatto. Oggi sono Scherzi, adesso sembra splendente. pian pianino. Fa uno Sembra pian scatto. pianino Salve, sono io. migliorare. Sono Alessio, faccio uno scatto. Giustamente chiedono perché Alessio non partecipa alla No, live di lagga, commento degli lagga, Oscar lagga, di Movie ragazzi. Player. Ragazzi, non so perché laghi. È come guardare le vecchie È un slide po'. di PowerPoint. È È un un po' po' meglio meglio, come adesso lag. sembra andare L'unico che posso meglio. fare è stoppare. Qua mi dà che adesso sta bene, perché mi dà che andiamo a 4K, cioè a 4 megabit, quindi 3-4 adesso. mega 3-4 Adesso qua mi dice che va bene, però continua a perdermi frame. Sì, Ma 20%. Però lo stanno diminuendo. abbassa la risoluzione, andiamo a 360p. No, A no, quanto sei? adesso sta andando Da bene perché dice che non ho più frame rate persi. Cioè, 20% c'era scritto. perché li abbiamo persi? Guarda, ti svelo un segreto. Questo è sul totale. Infatti, vedi, piano piano scende. Lo vedi? Perché li stiamo perdendo sempre meno. Essendo una percentuale Non è sulla una grande lunghezza del indicazione video. così, è totalmente inutile. Infatti la cosa bella che faceva prima è te li dava nell'unità di tempo i frame persi, poi dopo la notifica andava a fare in Certo, culo. Alessio. Cioè così in assoluto, magari li hai persi 100% per Esatto. 5 Così minuti, per funziona. tutta la live hai l'ansia di Ma perdere puoi fare frame. Streamlabs Senza senso, Alessio? senza Chiamalo senso. Alessio Labs. O Senza stream senso, senza senso. Alessio e fai l'applicazione. Comunque Galbanino dice che adesso va meglio. Sì, va bene ora. Ok. Beh, direi che le uniche due cose importanti che sta succedendo in Italia sono il coronavirus e l'inizio di Sanremo. Non Non so quale so, dei due è però peggio. in quest'ordine. Ma quando inizia non so quale Sanremo? dei due. Ah, diciamo che di sicuro il coronavirus farà più male all'Italia. Sì, Umberto, abbassa la Farà anche più telecamera perché male. sei molto sotto. Così va benino, un po' più giù. Scusami, un po' più su. No, Scusami, un po' un più a po' più destra? su, più Un su. po' più a sinistra?
Così, perfetto, grazie. Un po' più su. Grazie al director. E niente, quindi vabbè, dai, partiamo da Sanremo. Sì, no, no, aspetta, prima introduciamo le ricette di oggi in modo che possiamo lavorare. Quali le ricette? Vabbè, dai, le varie ricette di oggi. Allora, io intanto presento, per celebrare il mio San Valentino di Pierpaolo, oggi è il nostro anniversario. È un po' anticipato il tuo San Valentino. Ma perché voglio dare un servizio agli utenti a casa, perché ho pensato, se l'avessi fatto il 14 sarebbe stato troppo tardi, perché poi la gente non può andarla a comprare. Invece, ragazzi, abbiamo la linea speciale di Lidl per San Valentino. Che schifo. E abbiamo la pizza a forma di cuore della nuova marca For You. For you, guarda, puoi vederla, guardala, tutta rosa. Bella. For you. Esatto, non è tanto grande. La fai vedere anche a me. Come, cosa vuol dire la fai vedere anche a me? Fai davanti al computer, c'è la webcam. Mettila un attimo davanti al computer. Ci vede Umberto. Davanti al computer. Alessio, mettiti davanti al computer. Dov'è la difficoltà? Ah. bella. Cioè, un po', devi vedere la faccia di Alessio. Vi prego, potete clippare la faccia di Alessio. Detto, ma no, ma perché non riesco a capire? Perché Umberto non apre cazzo dello streaming. Aprilo sul telefono! Aprilo sul telefono, ma che cazzo ne so, anche se il computer ti va a palla, cioè 37 telecamere. Io non voglio vederlo. Comunque è la solita pizza precotta in forno a legna, farcita con salsa di pomodoro e mozzarella. Gli ingredienti sono i tipici, farina di grano tenero tipo 0, 21,3% di mozzarella, 12% di passata di pomodoro, 12% di polpa di pomodoro. Colpa? Polpa. È colpa del pomodoro. Olio di semi di girasole, olio evo, lievito sale, lievito naturale di frumento disidratato, glutine di frumento, zucchero emulsionante, esteri mono e di aceti tartarici, di mono e di gliceridi degli acidi grassi, 0,07 di basilico, origano, antiossidante, acido ascorbico, destrosio, enzimi. Per un San Valentino, cioè, adesso è... Costo che ma costo. Come, quanto devi essere morto di fame? Sì, esatto. No, perché tu... Perché la tu... pizza a forma di cuore del Lidl. Perché con questa... La pizza da fare al forno, surgelata... Scopriremo dopo se si scopa di più con la pizza a forma di cuore del Lidl o con le orecchiette. No, non è la mia, non è una ricetta per scopare. Non questa. È per scopare? No, questa no. Questa è allora. Allora, fammi finire, dopo andiamo. Allora, qui potete vedere invece la pizza in. Aspetta, che la tengo un po' più all'ombra. La pizza in. Prima della cottura. L'ombra di che? La forma è chiaramente molto simile a quella dell'immagine. Non so se riesco a farla vedere. È molto simile a quella dell'immagine. Ha anche queste piccole pallette tumorali di metastasi disposte sul cuore, che è chiaramente il cuore di qualcuno che va male. Ti prego, Pierpaolo, di inserirla in forno. No, non posso, sto facendo altro. Non puoi almeno mettere la pizza in forno o neanche quello? Me la ricordi questa volta? Almeno. Non la vorrei bruciare. No, non te la ricordi, perché... mettiti un time. Non vorrei bruciare il nostro amore. Non vorrei bruciare il nostro amore. Dopodiché, racconta, Pierpaolo, tu, e poi dopo partiamo con l'attualità, che cosa stai per fare? Poi partiamo con la tua? Con l'attualità, poi partiamo con l'attualità. Con l'attualità, tutto questo intanto. Allora, no, questo io sto... come ho detto, oggi non faccio questa. Umberto secondo me sarà molto interessato, perché Umberto so che è un grande fan dei broccoli. Volevo fare una ricetta molto, sì, abbastanza invernale, e sono stato indeciso fino all'ultimo secondo. In realtà originariamente volevo fare le orecchiette con i broccoletti, quindi diciamo le cipe di rapa, i broccoletti, come le volete chiamare, tanto sono sempre la stessa cosa. Ma naturalmente io mi dimentico sempre che la spesa purtroppo la faccio a Narni Scalo, non la faccio in un centro abitato normale, quindi ovviamente non c'era un cazzo in termini di fresco interessante, quindi ho dirottato sulle orecchiette, che ho voluto comunque fare, ai broccoli e alici. Secondo me è un primo eccezionale per quanto invernale, naturalmente, quindi è, diciamo, sulla carta un po' triste, perché quando cucini i broccoli, cavolfiori, fai puzza e non hai mai dei piatti belli da vedere, purtroppo. Intanto che sei arrivato, cos'è, una notte horror, una giornata horror a casa di un Io in realtà sono un grande amante del broccolo vero, sì, quello. Esatto. Non il broccoletto. Infatti ho detto, volevo fare il broccoletto, ma poi ho dirottato sul broccolo. E stavo dicendo, quindi... Una ricetta, diciamo, tradizionalissima, che difficilmente si può sbagliare. Tradizionale in che senso? Tradizionale di ovviamente che? In Puglia tradizionalissima, no, in Puglia però non fanno le orecchiette con i broccoli e le alici, sono le orecchiette con i broccoletti, le orecchiette con le semi di rapa sono pugliesi. Vabbè. Attenzione. Però questo è un dovremmo essere di nuovo live.
Non so se ciao Umbof, magari fai un check, stavo dicendo. Sì, siamo di nuovo live. Allora, dicevo, una ricetta molto invernale con un ottimo sapore, appunto, quindi le orecchiette, broccoli e alici. Allora, quello che vi serve è molto semplice, ovviamente è il broccolo, no, qua cominciamo, il cavolo, il broccolo, dipende dai vari nomi. Non lo usi? No, ovviamente no, per fare la pasta con broccoli questo si usa solo se fai il brodo. Altrimenti è un problema, se ti mangi questo puoi andare a mangiare non anche proprio, gli altri. Non proprio il tronco. Puoi andare per quello non che proprio mi il tronco. Questo ti svela un seno, in cucina non lo usi. Se però non la parte qui a me piace. Sì, ben puoi mangiarla, guarda, sta qua, non è, se vuoi te la lascio intera. Allora, il broccolo, vabbè, io già l'ho tagliato. Comunque, il broccolo è quello che ha questo sopra, il cavolo classico verde. Poi c'è il cavolo, quello romano, che è quello fatto di pastella, tutto duro. E poi quello c'è frattale. Quello fatto a frattale. Poi c'è il cavolfiore, che invece è quello bianco. Tendenzialmente li lavorate tutti allo stesso modo. Lo prendete con un coltellino piccolino, andate a tagliare ovviamente le cime. E quindi le mettete poi, come ho appena fatto io, le tagliate tutte, le sciacquate abbondantemente. Questo, se volete, per farci il brodo è ottimo. Comunque tu adesso li taglio. Esatto. Come al solito, sempre la solita regola base della cucina. Perché non accendi l'acqua? Ah, effettivamente, la solita roba base della cucina. Ricordatevi sempre, più io non riesco mai a accendere, più riuscite a fare dimensioni similari e meglio è per la pasta. Dopodiché, vabbè, l'aglio, il pan grattato, perché so che Alessio gli piace la parte croccante. Peperoncino, le alici, io ho comprato delle ottime orecchiette di sapori dintorni, che sono sempre delle eccellenze, vabbè, e un olio triste di Farchioni, ma no, l'olio Farchioni è il migliore fra quelli commerciali. Posso dire una cosa? Te lo lascio, allora, se vuoi lo puoi utilizzare, ma mi dispiace che l'hai comprato perché magari hai speso anche 2-3 euro. Va veramente di merda, ragazzi, va veramente veramente di merda. Ma ce lo dice adesso così? Cioè, fa schifo. Io l'unica cosa che posso fare è togliere la... Controlla te, Umbo, per cortesia. Sto guardando. Ora sembrerebbe andare. Vediamo, lo lascio aperto. Avvisami. Veramente una cosa drammatica. Ma com'è possibile che il cavo di rete di NetAddiction non porti la rete? No, porta la rete, ma porta evidentemente una rete di merda. Allora, ti volevo dire. No, stavo dicendo io. Sono contento che tu te lo sia portato a casa, magari riportalo a casa. Di là io in realtà ho del vero peperoncino calabrese. Wow. Che ha il grande vantaggio di dare anche quel tocco di sapore che molti peperoncini non hanno, che hanno solo piccante. Puoi prenderlo senza problemi. Perché ho proprio quello arrivato dalla Calabria. Puoi prenderlo senza lo vado problemi. A prendere. Ti lascio inquadrato, racconta cosa stai facendo. Te l'ho detto fondamentalmente, quindi quello che faccio è semplicemente tagliare adesso al volo le cime del broccolo più possibili similari, poi va a vostro gusto quanto le volete fare grandi, ovviamente le ritroverete nella pasta esattamente come le avete tagliate. Messo sull'acqua della pasta, il rituale è semplicissimo. Nell'acqua della pasta, in realtà, quella che poi metterò la pasta, Umbo, io aspetto sempre, mi dai conferma se c'è qualcosa che non va, Sto guardando, sembra andare. Nell'acqua della, quella che utilizzerete come acqua di cottura, lì fate andare i broccoli, li fate andare molto poco perché a me piacciono abbastanza croccanti, non troppo mosci, ma se volete li potete bollire quanto vi pare. Quando hanno finito di bollire, li togliete e lì dentro, nella stessa acqua dove avevo cucinato i broccoli, cucinate la pasta, naturalmente, lì dentro. No, ma che hai comprato? Fa schifo? No, non l'ho comprato, questo qua arriva direttamente dalla Calabria. Vabbè, scuso, non è proprio, assolutamente, l'ho messo nel primo contenitore e che avevo. Ci fate la cosa, poi fate il solito soffrittino, nel soffrittino fate sciogliere ovviamente le alici, il procedimento è lo stesso come l'aglio, olio e peperoncino, fate sciogliere le alici, ci mettete il piccante, lì dentro saltate naturalmente i broccoli e lì dentro salterete la pasta dopo l'avete scolata. Cioè, diciamolo chiaramente, se non siete in grado di fare questa ricetta avete dei gravissimi problemi. Questa è beh, non è così semplice, Porca mignotta. Poi di solito quando devi bolli tu cosi e tirare la pasta con l'olio. Il cavolo, per questo vi voglio far vedere questa ricetta, perché di solito il cavolo è una roba che spaventa molto, non è una roba. A me piace un po' tenace, cioè. Esatto, non me lo scocchierello, È molto invernale, come dicevo, e quando iniziate a lavorare con confidenza col broccolo, poi ci lavorate bene anche con il pesce, per esempio questo broccolo va benissimo e ci potete divertire, potete fare delle paste più risottate, potete fare dei risotti, adesso piacciono. Volendo, potete farlo come secondo. Volendo, no, aspetta, prima che fai questa cosa qua, ti volevo dire che c'è anche l'eventualità che tu lo possa cuocere così in fiore, in cima intera, in modo da mantenere la tenacia e tagliarlo semplicemente dopo quando lo vai a scolare. No, a me non piace. Perché così rischi veramente di passare la cottura. A me non piace. E vabbè, allora vai a fare in culo. E allora cucina tu come se fossi tu quello che cucina. Io non sto controllando, spero che tu stia guardando la pizza. Comunque Umbo può andare anche, Può andare anche, Allora, sì, scusate, stavo leggendo una mail. Gliene frega, beh. No, niente.
Si vede che te ne frega molto del salottino. No, no, è che stavo ascoltando. Allora, cosa devo prendere appunti quando Pierpaolo spiega come fa i broccoli e la pasta risottata? Beh, so che tu Cioè. sei molto fan dei broccoli, scusa. Sì, sono fan dei broccoli, ti ho ascoltato volentieri, Tu però sono le fai non è. la fai questo tipo di pasta? Sì, la L'orecchietta pasta col con i broccoli broccolo? nella pasta. Sì, le faccio, Con sì. l'alice e il pan grattato abbrustolito? Sì, diciamo che è il modo più classico E il per peperoncino fare questa ricetta. calabrese? Quindi mi attengo. Cosa? E il peperoncino calabrese? No. Vedi. In realtà un po' di peperoncino ce lo metto sempre, ma non ho quello calabrese nello E tu specifico. sei un grande amante del E piccante. sì, più che altro dalla vita sono stato abituato a mangiarlo, quindi mi sono Dalla adattato. vita, Dalla cioè la vita. vita della zia, la La vita. vita. Ma perché È hai stata avuto la una vita vita a piccante? portare. No, perché il cibo coreano è tutto piccante, quindi io non ero assolutamente fan. Tra l'altro volevo giusto prendere un secondo dalla chat alcuni spunti. Dopo la prima mezz'ora dedicata a prenderci per il culo e insultarci per la lag. Dalla chat sono arrivati un paio di spunti interessanti, tra cui uno che è secondo me da X-File. Praticamente a quanto pare, Pierpaolo, ascolta tu Sì. soprattutto, a quanto pare, da quando abbiamo stoppato la live, a quando l'abbiamo ripresa, quindi cioè tu immagina da prima a dopo, Alessia è ingrassato. Quindi si chiedevano cosa potesse essere È successo. possibile perché comunque Alessio ha un po' mangiato tra i due momenti della live. Comunque Alessio ha un metabolismo molto lento, quindi è Molto possibile lento. che sia successa sta cosa. Tu come lo trovi un Tra po'? l'altro, no, lo trovo come al solito, ma tra l'altro c'è Rigon o R4Igon, non so come si dica, che secondo me ci sta perculando e dice: ciao ragazzi, un saluto dalla Cina, sono qua isolato a casa da 10 giorni e finalmente riesco a beccarvi in diretta, mi tenete sempre tanta compagnia con le differite, grazie mille. Ma scusa, ma Chiaramente dagli c'è un appuntamento, Rigon. non siete entrambi in Cina? Sì, ma siamo in due città diverse, secondo me. La Cina è Rigon, facci sapere grande, è intanto molto se è grande la vero. Cina. Rigon, scrivi. Come possiamo chiamarlo? Rigon, scrivi qua in chat il tuo numero di telefono, WhatsApp e Telegram e ti chiamiamo in diretta che ci No, racconti mandaci cosa la succede in Cina. posizione, poi ci devi mandare per verificare che sei Esatto, realmente ci in deve mandare Cina, la posizione. Si può altrimenti. fintare la posizione in Esatto. qualche modo? Usa, sì, usa il pulsante Twitch per mandarci la posizione. Allora. Perché c'è un pulsante Twitch per mandare la Sì, posizione. Alessio, il pulsante speciale. Cuoricini, vogliamo che Alessio ci mostri il fisico via la maglietta. Ah, le chiedono uno striptease. No. Sono cose riservate all'intimità con la persona amata. Che può essere uomo o Dicono che donna, oggi più ti si senza vedono capelli. particolarmente i capezzoli. Vabbè, quindi stasera vedrete Sanremo oppure I capezzoli, ragazzi, dovevate vedere il no. Quando è che cortocircuito è il scorso, che cortocircuito? aveva la giacca sotto la maglietta, poi è uscito fuori, si è tolto la C'era giacca. Alla freddo? fine, io credo di non aver visto dei capezzoli. Cioè, sicuramente Kristen Stewart ha dei capezzoli più piccoli di quelli di Alessio. Ah, Sicuro al scusa, dalla 100%. giacca uscivano i capezzoli, No, è non una dai roba incredibile. No, capezzoli. aveva la giacca con la Copriva maglietta esattamente i sotto. La capezzoli. giacca copriva, sai, perché lui c'ha lo scotch come sai, presente quei vestiti da donna con lo scollo grandissimo e si mettono dentro lo scotch per Sì. evitare che si apra l'altezza del Ah, seno. ok. Alessio lo fa con la giacca, poi quando ha finito la live si è tolto la giacca, aveva questa maglietta aderentissima, cioè dei capelli, non sto scherzando, ragazzi. Io non. Vabbè, se guardate, scusate, guardate il capezzolo che ha col maglione. Non esiste nessuno che può avere il maglione con quel capezzolo. Immaginatelo con una maglietta aderente. Io non ho mai visto un capezzolo del genere. È vero? Tu hai mai visto un capezzolo del Eliana genere? non ha i miei capezzoli. Ma no, ma nessuna donna può avere quel capezzolo lì. Cioè, tu c'hai il capezzolo come se la pubblicità, quella famosa della Vigorsol che suonava la ringhiera con i capezzoli. Ma la Era ricordo. fatta, tu la fai dal vivo. Magari, e infatti mi ha detto Pierpaolo che come ci sono i manisti, io potrei fare il Capezzolista. capezzolista per le pubblicità, quelle robe lì. Confermo. Allora, ci sono alcuni feedback. Uno chiedono se Schumacher per il suo Batman si fosse ispirato ad Alessio per fare l'armatura quella famosa con i capezzolini in giro. Esattamente, confermiamo assolutamente. Poi Mi dicono hanno fatto il calco. invece Astemio91 dice: comunque Alessio è chiaramente longilineo, Sì. scusate, finiamola di offenderlo. Bravo, Chiaramente, bravo. chiaramente Poi c'è Bravo. molto molto interessante Man You Phoenix che dice: Alessio, ma quindi quando c'è freddo ti rientra la minchia e ti escono i capezzoli, bella feature. In effetti è. Effettivamente, qual è lo Ma scusa, sviluppo ma in possiamo natura? fare delle Qual è lo live? sviluppo per la Scusa. natura del fatto che col freddo ti rientri la minchia e ti escono i capezzoli? Non lo so, Cioè, a livello di per natura? difesa personale. Cioè, tipo Ma che li tra l'altro infilzi? vi dirò questa cosa sperando che non senta perché poi dici che sono razzista. Ma mia moglie ha una teoria. Cioè,
cioè sul perché gli asiatici hanno l'uccello piccolo. Ovvero che, siete pronti? Questa è abbastanza... Vabbè, però non è razzista, è detta da una coreana ai coreani. No, il fatto che poi la dica in giro, sì, infatti non ha senso, però di sicuro mi accuserebbe di razzista. Praticamente dice che visto che le popolazioni asiatiche si sono mosse da nord, hanno fatto dei lunghi spostamenti a nord, prima di posizionarsi dove si sono posizionate, allora comunque in questi luoghi estremamente freddi avere appendici un pochino più corte aiuta contro il freddo, e quindi questa è la ragione per cui non il cazzo piccolo. È interessante. Questa è la teoria groundbreaking. Un giorno vincerà, secondo me, un Nobel per questa cosa. Allora, lo trovi realistico? Non avete risposto su Sanremo. Vogliamo parlare di qualcosa o no? Cioè, lo guarderete, non lo guarderete? O preferite il coronavirus o virus? Beh, molti ci chiedevano di parlare del coronavirus, ma se vogliamo fare un appendice su Sanremo, io non lo chiedo mai. Com'è? E cosa vuol dire però parlare del coronavirus? Cioè, spiegatemi che cosa vuol dire come parlare... Come infetta gli uomini, che tipo di precauzioni stai prendendo? Cioè, vuoi fare burioni? Eh? Vuoi fare burioni della situazione? Esatto, non ho capito. Intanto vorrei rassicurare i genitori del 17enne italiano che vive a Wuhan e che è stato bloccato dalle autorità cinesi. Sicuramente i genitori ci stanno guardando. E volevo comunicargli che il loro figlio è negativo al virus. E quindi molto probabilmente potrà tornare in Italia. Che faceva un 17enne? Sarà uno di quegli scambi col liceo, quelle robe lì. E allora, c'è il primo morto a Hong Kong? Ufficiale? È ufficiale, c'è il primo morto. Età, condizioni preesistenti? Non lo so. Vai nel dettaglio, non rilasciare informazioni potenzialmente creatrici di panico. Semplicemente entra nella notizia, dai dettagli, perché così gli slogan buttati lì servono solo ad alimentare questo clima di terrore e di follia. Allora, intanto tu che cazzo ne sai di fare il giornalista e il giornalismo? Ma poi non è un cazzo di slogan. Sai cosa? È che leggo multiplayer e so che cosa non è il giornalismo. Almeno è la categoria residuale rispetto a multiplayer è giornalismo. Ti sei fatto gli anticorpi. Porco cazzo, la pizza. Tutto un casino, non si può parlare niente di vai un po', io ti sento. Parlate delle vostre cagate. No, niente, c'è un primo morto a Hong Kong. Volevo capire se come me non siete per nulla preoccupati da questa cosa. Io se invece zero. siete quelli che mettono i cartelli fuori dai negozi e tirano i sassi contro gli studenti cinesi. No, quello, allora, devo dire la verità. Alessio, diciamo, non è che lo ha iniziato a fare per colpa del coronavirus. Alessio aveva questa tendenza, lui, di tirare i sassi alle vetrine dei negozi cinesi. Gliel'ho visto fare più di un'occasione. Ma non per il coronavirus. Ma era antecedente al coronavirus questa roba. E in quel caso, Umbo, secondo te, in base al giornalismo italiano, Alessio verrà fuori come che lo sta facendo per colpa del coronavirus? Sai quelle cose, no? Che adesso Alessio è colui che lancia i sassi. Certo. Cioè, sarà adesso... Dai, cavalcavia? No, contro le vetrine dei... Dai, cavalcavia solo le macchine dei cinesi. Esatto, sarà automaticamente quello. Cottura perfetta questa volta, non puoi dire addirittura? Nulla. Perfetta. Mamma mia, perché ti ho avvisato io, altrimenti stava ancora là dentro a bruciare. Allora, scusate se interrompo nuovamente, capisco che però il format richiede questo. Pierpaolo, un giudizio di similitudine con l'immagine? Vabbè, ci possiamo dare un 4. Su 5. Sì, un 4 su 5. Sì, sì. Ragazzi, è praticamente identica alla foto. Alla foto, se non una leggera brustolitura in più, che però può dipendere dalla mia cottura perfetta. Passiamo alla prova d'assaggio. Cosa stappo, Pierpaolo? Mi puoi tenere sotto controllo il pan grattato abbrustolito? Dopo che ho stappato il vino. Stappa un vino buono, magari se c'è un bianco. No, il bianco non ce l'abbiamo. Allora stappa un vino rosso. La vernaccia di Serra Petrona. Ma è scappato, che ha fatto? La vernaccia di Serra Petrona. Arrivo. D'Abruzzo mi sembra un po' eccessivo. Ci beviamo la segreta, il rosso Sicilia Doc. Ragazzi, chiunque si ricordi di avercelo portato, noi grazie. Ringraziamo anticipatamente. In realtà abbiamo un prosecchino, ce l'abbiamo, eh. Un Brett millesimato. Mi farei un prosecchino. Allora, lo ringraziamo la prossima volta. Oggi andiamo di prosecco. Allora, io sto... Allora, anche se purtroppo non abbiamo l'inquadratura dei fornelli, perché adesso veramente non questo? Sta facendo... Ce l'hanno portato questo? No, è nato dentro al frigorifero. Cioè, no, il frigorifero, ma magari... che nascono le bottiglie. No, siccome... È un frigorifero magico, è nata la bottiglia dal frigorifero. Umbo, tu hai la tua frigorifero dove nascono le bottiglie, Si riproducono certo. Le bottiglie? No, ma nascono, per partenogenesi. Solo una volta a settimana, però. Pure a me una volta circa ogni settimana, pure da me.
Allora, questo è un prosecco di Villa Folini, un brevissimato. Non stai inquadrando i fornelli in nessun modo, Alessio, tanto che fai cagare. Inquadra almeno i cazzo di fornelli. Vai, Umbo, intrattienici. Allora, no, pensavo stessi ancora descrivendo le vostre cose. Allora, intanto il cittadino di Hong Kong deceduto a seguito dell'infezione da coronavirus aveva 39 anni, quindi comunque strano. E in che senso? Chiaramente perché bisognava capire... Che senso è strano? Di solito, comunque diciamo, il profilo dei morti è gente avanti con l'età. Ah, aveva già delle patologie precedenti. Chiedono online, chiede Marco Bottego, è o non è da chiusura dello show accettare a Sanremo uno come quello mascherato che fa canzoni misogine? Non dovrebbero essere presi in causa gli organizzatori quanto lui? Secondo te? Dove sono i bicchieri? Io sto sgranocchiando una roba, quindi potete ma secondo me l'ho messo in lavastoviglie, l'ho appena lavati stamattina. Secondo me no, nel senso che non ci vedo, cioè allora è complesso. Allora, io resto sempre di quell'idea che non lavorerei di censure comunque preventive e non escluderei a priori, cioè purtroppo lì il discorso, cioè è difficile perché effettivamente è una roba comunque finanziata dallo Stato, perché comunque parliamo della Rai, e fa un po' cagare accettare gente che probabilmente avrà, non so come funziona a Sanremo, ti pagano per partecipare a Sanremo o ti pagano solo se vinci? Io non so come funziona quella roba lì, se devo essere sincero. Cioè i cantanti nel momento in cui sono selezionati vengono anche pagati? Non penso, però non sono sicuro. Ok. Che cos'è che suona? Secondo me è forno. E per cui vi dico, probabilmente se sono pagati, sì, vi dico, fa un po' cagare il pensiero. Tu non stai sentendo le domande, niente. Fa un po' cagare il pensiero che alla fine prende dei soldi uno che fa roba contro le donne in quel modo. Però... cioè, non sono neanche d'accordo per chi... Cioè, sei diventato anche un censore del merda! Infatti, allora, non sono d'accordo... Cioè, l'arte, d'accordo... Da quanto l'arte racconta qualsiasi cosa? A differenza di Alessio... Fai schifo! Di Alessio, io non sono d'accordo con la censura preventiva dell'arte. Cioè, per me ci possono essere i libri, i film, che raccontano storie di persone razziste o che raccontano il razzismo e magari si schierano anche dalla parte del razzismo. Cioè, è parte dell'arte, poi sarà al gusto di ognuno scegliere se guardare o meno quell'opera. Su una roba così fatta sullo Stato, insomma sull'emittente statale, è un discorso sicuramente più complesso, senza ombra di dubbio. Però, non lo so, faccio un po' fatica a rispondere. Devo essere sincero, Umbo, faccio molta fatica a rispondere. Non lo so, secondo me nel momento in cui o la Rai diventa una roba completamente, voglio dire, già statale, ma completamente orientata, non lo so, all'istruzione delle persone, togli le pubblicità, però visto che comunque si pone come un canale che sta sul mercato con le pubblicità, con delle ambizioni di fare soldi, poi onestamente non so se li faccia, esatto. a quel punto devi per forza giocartela sul mercato, questo è il mio punto di vista, quindi non capisco molto la polemica, poi chiaramente immagino sia un giochino da diversi, magari da decine di milioni tutto Sanremo, quindi chi la organizza sa perfettamente dove va a parare. Dove va a parare, mi sembra che abbiano, fatto un buon lavoro, perché lì, come cazzo si chiama il tipo? Amadeus? Il tipo, il rapper, quello al centro di tutta questa discussione. Ah, quello mascherato, non mi ricordo assolutamente come si chiama. Kelly qualcosa. Junior Kelly, penso che a questo punto la Junior performance Kelly. Di Junior Kelly la guarderanno tutti. Dicono tra l'altro, la press room del salottino mi informa che il 39enne di Hong Kong aveva già patologie gravi pregresse. Ah, perché tu infatti hai detto è strano che sia morto, perché tu sei della scuola che se sei uno di normale costituzione il coronavirus, cioè è un po' come la polmonite normale, cioè ci sta gente che ogni tanto muore per la polmonite, come però altre esatto, come qualsiasi altra malattia, cioè è più facile che si porti via la vecchia che... Come la febbre, non muori di febbre, come la polmonite. Sì, non la curi. Ma oddio, dipende. Mia figlia, per esempio, la febbre non gliela curo. Passa da sola. È ovvio. Per cui per me è più la polmonite, però... che se non la curi muori, sì, che la febbre. Sì, ma il tasso di mortalità di una normale influenza, allo stato attuale di una normale influenza... Sì, ma basta la voce se mi metti le cuffie. Dovrebbe essere attualmente più alta di quella del tasso di mortalità del coronavirus. Sì, sì. Beh, sicuramente ha fatto molto comodo alle TV di tutto il mondo, perché questo periodo non si sa di che chiacchierà. E invece col coronavirus ci stanno riempiendo bene i palinsesti. Non lo so, io ho zero preoccupazione nei confronti del coronavirus, ma l'ho detto fin dal primo giorno. Ma sono circondato di gente che sta veramente in paranoia. Addirittura? Sì, sì, basta.
Sì, sta in super paranoia, assolutamente. Assolutamente. Ma a livello di... No, non è molto piccante, ma... A livello di... Troppo? No, per me no, okay. Per te può essere. A livello di che fanno, sono di quelli lì che mandano tutti i messaggi, sono di quelli lì che hanno detto che siccome Paolo Liguori, quel famoso roba che ti ho detto l'altra volta, siccome lo ha detto Paolo Liguori, allora dobbiamo correre ai ripari, sono di quelli che stanno pensando seriamente di comprarsi le mascherine per andare in giro per Roma, cioè di quelli malati, quelli con dei problemi chiaramente mentali in quel caso, cioè non può essere diversamente. Cioè, a proposito, Italian Spurg che dice, cosa ne pensate del fatto che hanno ripetuto nelle testate giornalistiche un miliardo di volte che tre scienziati che hanno isolato il virus erano donne? È proprio necessario sottolineare che fossero vaginomunite? Beh, in questo periodo sì. Quanto? Beh, in questo periodo sì. Ci sta. Ci sta, e comunque ricordiamo che il virus non è stato isolato solo in Italia, la condizione effettivamente dei medici in Italia è ridicola, piena di precariato, i ricercatori alla canna del gas. I ricercatori direi più che medici. Sì, sì, esatto. Cioè, che medici, i ricercatori, insomma. E comunque il virus non è stato isolato solo in Italia, insomma. Hanno fatto un po' di showtime che lascia il tempo. Allora, quanto tempo lo lasci, come lo lasci, come lo controlli? Da quando riprende il bollo, l'acqua, un attimo. Da questa qui avete visto, ho fatto il classico procedimento come aglio, olio e peperoncino. Quindi prima l'olio con l'aglio saltato. Tolto l'aglio, ho messo dentro 5 alicette, le ho fatte squagliare. Finito quello, ci ho messo dentro il peperoncino che ho fatto andare veramente qualche altro secondo. A me non piace il peperoncino che si annera, che va, annerisce, annera, che si annerisce e va tanto. Nel caso del broccolo l'ho buttato adesso nell'acqua che sta bollendo, che stava bollendo ovviamente. Io tendenzialmente nel momento in cui riprendo un bollore serio, massimo un minuto e lo tolgo. Considerate che è verdissimo, come vedete, che è bellissimo da vedere, perché dovete mettere il sale ovviamente nell'acqua prima ancora di buttarci. Il sale un po' conserva il colore. Il modo migliore per conservare in assoluto il colore è quello: nel momento in cui lo togliete lo dovreste mettere nel ghiaccio. Ovviamente non lo fa nessuno, ve lo dico come informazione. Se volete proprio fare i super fighi a cena, lo prendete e lo buttate nel ghiaccio. Là rimane verde accesissimo, che è bellissimo da vedere, ma ripeto, nessuno lo fa. E poi dovete essere molto bravi dopo con la cottura, naturalmente, o quello che preparate dopo. E chiedevano cosa ne pensiamo. Io ci sono, sto fumando, quindi mi sono tolto dalla telecamera. Chiedevano cosa ne pensiamo del provvedimento richiesto o imposto, non mi ricordo, da alcuni governatori del nord Italia legati alla Lega, di non volere nelle scuole per 14 giorni gli studenti che rientrano dalla Cina. Allora, ovviamente, allora io posso rispondere io. È ridicolo da un punto di vista il fatto che a livello regionale si tiri fuori una roba del genere in regioni governate dalla Lega, ovviamente per sempre e comunque razzismo, con xenofobia, un razzismo e una xenofobia di background abbastanza evidente, quando semplicemente già questo genere di protocolli di quarantena vengono istituiti dallo Stato a livello centrale, persone arrivate con gli aeroplani vanno a finire in quarantena per 15 giorni, che è il periodo di incubazione del coronavirus. Non c'era bisogno di fare questa boutade, che ovviamente è sempre solo a fini elettorali propagandistici. Bravo. Insomma, fanno cagare come al solito, ma sappiamo che dalla Lega non ci si può aspettare di più altro. Di meno. Esatto. Dicono che sei bellissimo oggi, Ale. Più di ieri, meno di domani. E Pierpaolo, ti prego di assaggiare la pizza, cioè fa parte del gioco, non lo fai. Devo aspettare. Devo aspettare. La rimetto in forno? Li stai già scolando? Sì. No, mi mettili direttamente qua, tanto con un po' d'acqua non succede nulla. Vai a fare un giro del perdono lì. Preferisco. Non lo riempio di acqua. Meno acqua. Avete seguito per caso la polemica che hanno fatto su Achille Lauro? No, pure Achille Lauro ha finito in polemica pure lui? No, zero. Qual è la polemica di Achille Lauro? Ce la puoi raccontare? Non lo so. Vai a cercare sulle news. Sto fumando. Ti piace Achille Lauro? Sai cosa aspetto? Io Sanremo non lo guarderò. Lo sai che a me fa cagare? Non lo so. Come non lo sai? Non lo so. No, ho sentito solo la canzone dell'anno scorso di Sanremo. Io generalmente non guardo Sanremo. Ma che c'entra? Achille Lauro non è uno di Sanremo, faceva indipendentemente da Sanremo. È diventato abbastanza famoso in Italia, è arrivato a gente come me che non segue granché l'attualità musicale italiana, tramite Sanremo. Io non guardo Sanremo, ma c'è una tradizione a casa di Umberto e Lameri, miei amici di Bologna. Ah, di guardare Sanremo? Tipo la finale, loro fanno il sabato insieme, ah, o roba del genere. Beh, carino. È infatti un bel momento, bello. Indipendentemente. Quindi mi capita anche di vederlo. Però la cosa che mi piace più di Sanremo, devo dire, sarà banale da dire, ma aspetto un pochino che cosa faranno i Jackal. Mi piace molto la loro inventività. Tu sei un grande fan dei Jackal. Io sono un grandissimo fan, perché è gente che ha con delle idee.
E sono andati a Sanremo, non so se hai visto il primo video. No. Sono andati a Sanremo, non hanno preso un appartamento a Sanremo per guardare Sanremo da un appartamento a Sanremo. Per ora. Ti fa molto ridere, vedo questa cosa. Sì, lo trovo un buon incipit, vediamo come lo sviluppano, perché capisco anche la difficoltà ogni anno di tentare di superarsi in uno dei momenti che per loro è determinante, che praticamente scrive l'anno... l'anno... Dal tuo punto di vista si sono sempre superati, eh? Hanno sempre soddisfatto questo. Sì, sono veramente dei fenomeni dal mio punto di vista. Okay. Gente con delle idee, ce n'è veramente poca. Allora, assaggista, mi chiedi pizza per cortesia? Siete indignati dal fatto che Amadeus prende 500.000 euro per zero. La settimana di Sanremo? Io, per me, la gente che presenta e produce, fa, crea, può prendere quanti soldi vuole. Magari tutti i format della Rai fossero come Sanremo, il canone non ci sarebbe. Vedete come positivo il fatto, l'alta presunta alta mortalità del coronavirus che potrebbe toglierci di un po' di vecchi a cui paghiamo la pensione? No, perché non è così, purtroppo. Però io sì, sono anch'io, allora, d'accordo che i vecchi debbano morire. Allora, come al solito la pasta rimane sbagliata, allora. Super biscottosa nel contorno. Però un po' cruda perché super c'è biscottosa. Molta mozzarella, cioè in questo caso. Sì, allora dire. Dicevo, quella pasta sempre un 3 massimo. Sì. Devo dire che il ripieno questa volta prende un 4. È vero che, cioè, magari c'è non è il top mozzarella... della qualità, non è il top della qualità, ma ce n'è la quantità giusta e la dignità della qualità. Sì, e non è un pomodoro acido, si sente poco. Quindi forse possiamo consigliare i disadattatini, se volete scopare a San Valentino, comprate la pizza for you del Lidl. No, possiamo dire un'altra cosa, se riuscite a scopare con la pizza a forma di cuore del... Sposatela! No, parte dovete sposarla. Perché è chiaramente la donna della vostra fate vita. Una storia su Instagram e taggate il salottino video, esatto. Dove dite... Grazie alla pizza a cuore di Lidl, ho scopato. No, grazie, salottino video. Grazie, salottino. At Lidl, che magari un giorno si accorgerà della minchia di pubblicità che gli facciamo quotidianamente. Allora, come avete visto, sono scolato al volo. Dicono che ha messo troppo peperoncino, eh? Sì, può essere, c'è il rischio che sia scappato. Purtroppo, con quel cazzo di dosatore, appena ho forzato, è caduto un fiume di peperoncino. Ho scolato i broccoli, come avete visto. Dopodiché ho buttato le orecchiette nella stessa pasta, come vi dicevo, scusate, nella stessa acqua dove ho bollito i broccoli, così si insaporisce ulteriormente. Tu sei un cultore del tempo di cottura misurato. Mm-hmm. Io sono un cultore dell'assaggio. Vabbè. Perché soprattutto... Non io sei penso, più bravo di me. No, penso che vada a gusto. E tu mi sembra che abdichi al gusto in favore di una matematica in teorica di modifica chimica della struttura della pasta. Molecolare della pasta. Dici che se vedi la sedia che si sposta per te è Dio... Che l'ha spostata, per me è una cosa scientifica che vado a studiare, e questa è la differenza. Ma cos'è questa stronzata? Non c'entra assolutamente niente. Stiamo parlando non del motivo per cui si è spostata la sedia, ma la sedia sta meglio dove è stata spostata o no? Come ti piace, la sposti un po' di più o la tira giri dall'altra parte? Non c'entra niente quello che stai non dicendo. Non è così, però va bene. No, io tengo il tempo, per me il tempo della pasta è un riferimento da tenere in considerazione, nel senso che queste sono delle orecchiette da 12-14 minuti. Mentalmente so che intorno agli 8 minuti comincio ad assaggiare o comincio a guardare. Com'è messa la paratura? Come l'hai abbrustolita? Fammela vedere. Mettila alla luce. No, la luce è di là. Non ci arrivo così. Vieni tu a favore di camera. Vabbè, ma vai a fare in culo, va. Non si è visto niente. Mi dispiace per te. Siamo al momento di... sta mettendo i broccoli. Tu già dai una bruciata al broccolo? Sì, sì. Ok. Assolutamente do una saltata al broccolo, assolutamente. Che comunque anche lui si insaporisca un attimino. Sì. Sempre con questo cosa meraviglioso a induzione che io purtroppo... È incomprensibile. Non sopporto. No, va imparato. È impossibile saltare... sì, va imparato, ma usandolo una volta ogni mese non imparo praticamente mai, ovviamente. C'è questo problema che non è di poco conto. Ci sono altre cose di attualità, Umberto? Umberto è silenziosissimo oggi, Perché sta leggendo le mail. Aspetta, sì, stavo leggendo tutto. Si vede quando legge la mail perché ha la vista da tutt'altra parte. Allora, sì, chiedevano se credete al complotto per cui il coronavirus è stato fatto per boicottare il capodanno cinese e i cinesi in generale. Allora, cioè, complotto, scusami. Per boicottare il capodanno cinese. Cioè, non per ribilanciare l'economia mondiale. Tipo, per boicottare il capodanno. Ma poi chi l'avrebbe organizzato? Tipo, contro le aziende. Il Grinch. Contro le aziende che fanno di Natale, i fuochi d'artificio. Non mi ricordo chi, forse Fusaro, aveva
No, no, ma non ha citato, non è il boycott del Capodanno cinese. No, qua, è il boycott... stavo riprendendo la chat. Esatto. No. Allora, io non sono un complottista. Purtroppo nel 2020 conoscere le vere ragioni, quello che sta dietro, le cose che è succedono, è impossibile. Siamo tutti moderatamente... Ma tu moderatamente... sei di quelli che a pensare male ci si indovina? No, okay. Sono moderatamente possibilista, ma esiste, se, per me è, fino a quando un'autorità indipendente non accerta i fatti, io rimango sul mainstream dal punto di vista della comunicazione il più possibile scientifica e il più possibile indipendente. Cioè non è possibile inventare... I complottisti... sono chiaramente delle persone disturbate. E invece cosa ne pensate delle frasi presunte sessiste di Amadeus? Comunque dell'atteggiamento presunto sessista di Amadeus? È veramente fuori luogo lui comunque. Cioè, ma non significa niente. Però sai cosa? Lo dicevo con Gabriele durante Cyber Weekly, come cazzo si chiama? Gabriele ci raccontò di stare a cena fuori con lei. Esatto, quando eravamo a cena insieme le raccontavo che la cosa avvilente, al di là delle parole di Amadeus, che è veramente fuori luogo, cioè una persona sembra poco intelligente perché non capace di gestire una conferenza stampa, questo sapendo il clima in cui queste cose, esatto, quindi è di base è un idiota. Quindi possiamo mettere titolazione, Alessio Presale, due punti, Amadeus è un idiota. È di base è un idiota, oppure è un idiota, proprio neanche di base. Ah, senza di base. Sì. Però la questione è molto più profonda, è se le donne non vogliono essere oggettivizzate, non puoi pretendere, quando Amadeus ti chiama, non hai mai fatto un cazzo nella vita, e vai sul palco di Sanremo e ti chiedono per quali qualità, e l'unica cosa è che sei figa, ci vai per i soldi e perché sei figa, è un'accettazione dello status cui ti vogliono ricondurre. Quindi non devi rompere i coglioni. Ti faccio questa domanda top, visto che ne avevamo parlato insieme. Jennifer Lopez, che fa lo spettacolo... lì a casa Las Vegas, esatto, a California. Non so se avete visto durante il Super Bowl, allora, lo spettacolo di Shakira e J-Lo. J-Lo che fa seminuda la lap dance in mezzo a uno stadio di maschi affamati, fan della figa. Della figa. Se per caso qualcuno facesse un commento, allora sessista, se tutti dicono guarda che brava, a 50 anni ha deciso di mostrare, guarda quanto è atletica, ha deciso di essere femminista, eccetera, eccetera, un conto. Fa se faccio un cazzo di tweet con scritto ammazza che figa, figa 50 ancora anni, Lopez, me too, sono una merda, esatto, perché in uno spettacolo del genere, esatto, ho guardato, esatto, l'aspetto fisico, quando, e non quello intellettuale, quando chiaramente hanno ma cagare non hanno roba, neanche ammiccato, è una merda, ha fatto la cazzo di lap dance in mezzo a uno stadio di maschi inferociti, cioè lì deve essere dato il permesso di apprezzare. Ma non è dato il permesso, no, cioè è impossibile, no, che Jennifer Lopez, no, il permesso, no, è impossibile che Jennifer Lopez sia andata a fare quella roba con quel vestito dicendo adesso metto in mostra il mio la mia parte, esatto, intellettuale. Esatto, sicuramente sei stata bravissima, sei ancora una gran figa a 50 anni. Cioè io voglio sapere questa cosa, Umberto che ne pensa, anche se sta leggendo le mail, voglio sapere Umberto che ne pensa in proposito. Cioè veramente una società di merda. Non stava sentendo. Sì, è una società di merda, devo però... No, stavo assolutamente sentendo. Tra l'altro ho visto ieri sera il... come si chiama? Lo show quello di mezzo del Super Bowl. Allora, vi do ragione, però devo dire che volendo entrare, dando un giudizio artistico, è stato veramente abbastanza brutto. Cioè, non so se l'avete visto per intero. Comunque no, quelle performance lì live... Cioè, possono non piacere perché era un'americanata abbastanza importante, ma sono molto difficili. Io apprezzo l'organizzazione. Vabbè, dicevi un po', dimmi allora, un po'. Sì, quindi... noi non le organizzeremo mai. Quindi mi faceva un po' cagare lo show in sé, poi tutte le polemiche di contorno sono ridicole come al solito. Ma Alessio fuma dentro? Sì, ormai sì. Poi mentre cuciniamo, ovviamente, è roba imbarazzante. Però dimmi, quindi allora... scusami, secondo te uno come si dovrebbe comportare davanti a sta roba? E cazzo ridi? Che vedi? Sì. Come si dovrebbe comportare uno davanti a sta roba ridicola? Tu mi hai chiesto cosa ne pensi, io ho detto sì. Non lo so, ma allora, purtroppo parliamo, cioè un discorso che torna sempre, parliamo della società americana, che purtroppo è la versione estremizzata di quello che stiamo diventando anche noi, e sono polemiche ridicole. Evito di ripetere quello che avete già detto, perché tanto sappiamo che siamo abbastanza d'accordo su questo genere di cose. E cosa dice la chat invece? Siamo dei sessisti maniaci morti di figa? No. Ci sono delle ragazze in chat che argomentano questa roba qua, perché io voglio sapere. Io ho questa domanda, ma secondo te alle donne piace mettere in mostra il proprio corpo? O sono obbligate dalla pressione sociale? No, io penso che se una come qualità ha una certa simmetria particolare,
ha una bellezza, l'ha coltivata perché ci lavora, come anche come forma di espressione del sé, assolutamente è gratificante. Essere belli è come essere intelligenti. Cioè, se tu fossi bello, non richiede lo stesso lavoro. La cosa triste è che essere belli normalmente non richiede lo stesso impegno che essere acculturati, non intelligenti, perché sull'intelligenza sarebbe da studiare se è innata. No, ma l'intelligenza non vuol dire cultura, esatto, e viceversa. Esatto. Se io fossi bello sarei contento di essere bello. Cioè, se tu fossi bello, andresti se tu fossi Chris Hemsworth, andresti contento in giro a torso nudo quando possibile? No, semplicemente, ma se sei bello non devi. Sei te che sei un uomo affascinante, però stai messo bene fisicamente. Ok. Quindi te messo bene fisicamente, andresti in giro maggiormente a torso nudo? Non lo so, perché secondo me la mia cultura crescendo sarebbe cambiata in relazione alla percezione. Quindi è la pressione sociale che porta le donne a mettere in mostra il corpo. Non è pressione. La pressione è che ti spingano. Il fatto semplicemente è che la società attorno a te si riconfigura. È statisticamente provato che i belli hanno più facilità nell'affrontare le asperità della vita, percorsi di carriera o roba del genere, perché la gente è più ben disposta nei loro confronti, che non è una pressione sociale, è semplicemente un dato di fatto, perché ci sono certi canoni. C'è Italia Spurghi che dice: alle donne piace essere apprezzate esteticamente tanto quanto a noi uomini piace essere lodati per le dimensioni del nostro pene. Per esempio, a me quella è una cosa che non me ne frega un cazzo. La dimensione del pene? No, anche la lode, cioè non è che mi sentirei meglio se Eliana ogni volta che facciamo sesso mi dice: ammazza che pisello grande. Ok, vediamo se siamo ripartiti. Sì, potrebbe essere live assolutamente. Ma c'è gente in live? Sì, ci sono 232 persone, però adesso bisogna vedere dopo che si è... Comunque il salottino è veramente in format morto. È un format che non riesce a decollare. Quello morto mi sembra una visione un po' sbagliata della vita. Allora, che cosa stai facendo, Pier? Allora, ho impiantato. Come siamo messi? Vai. Ho tutto insieme. Adesso sto cercando di fare un po' di cremina. Anche se il saltapasta, questo qui, non è il massimo. Ma l'hai assaggiato? Sì. La cremina, ragazzi, come al solito, ci vuole un sacco di olio di gomito. Dovreste saltare tantissimo. Questa, purtroppo, non è una bella padella per saltare. Purtroppo, non sono un amante delle cremine. Io della pasta. Invece, ogni pasta, ragazzi, dovreste cercare di fare un bel po' di crema. Più crema fate, più siete bravi. Per fare crema. Grasso, quindi o olio o burro o pecorino. Beh, se salto la pasta e neanche schizzo, veramente poi mi devono dare un premio. Io mi sposto sempre sul lavandino. Non me ne frega un cazzo, tanto qua ci stanno le donne della polizia. Soprattutto perché non hai il fuoco sotto e non ti serve a niente. Perché in questo momento non puoi scaldare. Allora ragazzi, vi svelo un grande segreto: non si salta con il fuoco sotto. Questa è proprio una regola basilare, perché altrimenti continuate a cuocere. Questo è sbagliatissimo. No, perché a quella distanza a meno che non fate i risotti. Il saltare fa così. Guarda intanto già la crema che ha fatto sopra. Devi diventare lucida, ragazzi. Cioè, quello che vi deve trasferire è proprio questa lucidità. Per farlo, ragazzi, è acqua di cottura. Quando fate acqua di cottura, mescolate il più possibile, proprio muovete il più possibile la pasta e poi saltate tanto finché ci avete voglia, tanto è la parte più divertente della cucina il saltare. E se vi serve un po' di olio o un po' di parmigiano, un po' di grasso, dipende voi che cosa volete mettere. Adesso è venuta perfetta. Non mettiamo formaggio noi. Non ho messo nessun tipo di formaggio. Questo piatto perfetta. Secondo me che non chiama il formaggio, però tu ci metteresti un po' di pecorino? No, non metterei nulla qua, devi prendere i piatti però. Ok. Questo è il modo migliore. Quando state facendo questa roba, quando aggiungete il grasso, quindi il parmigiano, aggiungete sempre un po' di acqua di cottura. Se aggiungete il liquido, l'olio, non aggiungete acqua di cottura perché diventa un problema. Dovete cercare, cioè deve essere tirata il giusto. Facciamo come un impiattamento importante? Come ti pare, guarda come. Vedete, deve essere tirata il giusto, deve divenire. Io purtroppo non so stare vedendo. Cioè deve essere proprio lucida. Cioè vi deve dare proprio l'idea della crema. Questo lo riuscite a fare con qualsiasi cosa che ha del grasso. Quando avete del grasso vi viene perfetta. Quindi quando io ti sono di fianco viene perfetta. Quando mi sei di fianco viene perfetta, esatto. E basta, prendi i piatti. No, ti sei dimenticato la... La metto sul piatto. Ah, cioè non ce ne metti neanche un po' a tirarla? No, non mi piace, te lo metto sul piatto e te la giri nel piatto. No, usa l'altro. La ramina. Ma cos'è la ramina per te? La schiumarola? La ramina, schiumarola. Però così non raccogli il sugo? No, raccogli tutto. Cerca di comprimerlo nello spazio. Alessio, è abbastanza complessa con la ramina, come la chiami te, che dici? Che è la schiumarola, cos'è, poi. Cos'è la ramina? No, è la schiumarola, adesso non so perché potete la chiama la ramina. Potete controllare se si chiama anche ramina. Ma si chiamerà magari a Vignola ramina, Alessio, ma non l'ho mai sentita in nessuna parte del mondo, la ramina. Tra l'altro c'è una cosa sbagliata. Quindi questa pasta... la vogliamo assaggiare o no? Perché chiedono perché abbiamo la donna delle pulizie e non l'uomo delle pulizie?
Bella domanda. No. Qua perché è una donna. No, esatto, e soprattutto perché prima era l'uomo delle pulizie. Prima era l'omino chiamava... delle pulizie. Boh, mi ricordo, Alberto. Li conosci tutti. Che fine ha fatto il signore? Gli ho dato 250 euro. E lui è scappato. È andato in Germania. Non me li ha mai restituiti. Gli ha ringraziato, ha pianto e... Ma poi... non ci credo, ma stai dicendo sul serio? Sì, giuro, sì. Giuro. Gli ha regalato Alessio con il suo fare, gli ha regalato il trasferimento, esatto, il viaggio per andare in Germania a emigrare. È vero, confermo assolutamente. Poi è tornato, ha aperto un ristorante. Poi è tornato e ma quei 250 euro l'aveva investiti tutti su Tesla e oggi è il milionario di Terni. Hai visto Tesla che cosa fa? Che va avanti a più 10, più 20% ogni giorno. Quanto ti stai mangiando le mani, Ale? Moltissimo, perché è colpa di Nintendo se io non sono in Tesla. Per me puoi abbondare, nel mio puoi abbondare. Chiedono una puntata monografica sull'affitto acquisto di case matte. Sì, la faremo un primo, il prossimo serale che faremo lo faremo cioè quando non siamo in cucina, quando non dobbiamo cucinare, ragazzi. Chiedono in generale cosa ne pensiamo delle auto elettriche. Per Alessio stavamo parlando stamattina, è il futuro. È semplicemente il futuro. Come dice Alessio, prendi una forchetta e buon pranzo. Ragazzi, noi andiamo alla prova d'assaggio. Beh, si presenta, ragazzi, perfetta, eh. Cioè, spero che voi riusciate a vederla. La mia forchetta? Te la prendi, apri un po' un coso, non si vede bene. Aspetta, facciamola vedere bene allora. Oh, sono bloccato tutto. Sto spaccando tutto. Cioè, veramente non c'è nulla da poter dire. Proprio. Sei stato anche abbondante nelle dosi. Giusto, non c'è nulla da poter dire. Giusto. Nulla. Come vedete, a me piace molto il pan grattato sopra la parte. Mangiala, ti prego. Cantina. Voglio sentire il tuo commento. È perfetto anche il piccante, è molto al dente, io lo faccio sempre molto al dente la pasta, eh? Ma a me piace molto al dente. E il broccolo è rimasto al dente o è andato? No, è rimasto giusto. Sto aspettando un commento. L'alice dietro perfetta, cioè proprio perfetta, ragazzi. Allora, l'avete vista? Che è bellissima. Immaginate il sapore, cioè trasferite quella bellezza nel sapore. Piccante giusta, alice perfetta dietro, broccolo perfetto, croccantezza del pane perfetto, pasta perfetta. No, commenti qualcosa, allora commenta Alessio. È un piatto che mangerei serenamente in un ristorante e sarei grato di pagare una pietanza del genere, 10. Una decina di euro, assolutamente. Questo è importante. Umbo, metti, che stai facendo? Tu sei finito nel frattempo in un ristorante, in un bar? Sì, sono qua in un bar e adesso mangerò anch'io, tra pochissimo, perché non ho ancora mangiato. L'orecchietta rimane tenace e è veramente un'esplosione di sapore. Perfetto. Un'esplosione di sapore. Veramente c'è nulla da dire. La ricetta è facilissima, ve la ricordo. Broccolo, lo lavate staccando le cimette, le pareggiate, cioè cercate di farle più uguali possibili, in modo tale che non si cucinano diverse. Quanto ci abbiamo messo realisticamente per farlo? Mezz'ora? Mezz'ora, sì, la pasta sempre mezz'ora. Beh, qua poi c'è molto casino, se la fate a casa pure magari allora, 25 minuti. Allora, ti dirò... Mi piace al dente, forse l'unica cosa è un minuto troppo indietro la pasta. Sì, forse un po' minuto, più. Un minuto troppo perché indietro. Perché è molto coriacea come... Al centro ancora. Rimane. Come... cosa. Allora, meglio così che un minuto dopo, Cioè, comunque sempre. Fate nell'acqua del bollo, mentre quando sta bollendo, nel momento in cui la buttate, si ferma il bollo, dal momento in cui comincia a bollire, massimo un minuto e scolate i broccoli. In parallelo... saltare con un bel po' d'olio abbondante, perché con quell'olio lì ci dovrete condire la pasta, quindi un bel po' d'olio abbondante, l'aglio lo fate come al solito, lo fate imbiondire. Ricordate che a me l'aglio piace a pezzettini che rimanga nella pasta. Invece io lo faccio intero e lo tolgo, quindi io poi in quel caso lo tolgo. Appena tolto fate un po' freddare l'olio per evitare schizzi, ci buttate 4-5 alicette, le sciogliete. Dopo l'avete sciolto, al volo il peperoncino, ma fate andare massimo 20 secondi il fuoco nel momento in cui avete buttato il peperoncino, perché altrimenti si annerisce e fa cagare il peperoncino abbrustolito. Togliete tutto, i broccoli li scolate, li saltate un minuto proprio per insaporirli e la pasta la buttate direttamente nella padella insieme a tutto il resto, saltate 2 minuti e basta. Cosa mangerai tu, Umberto, che sentiamo sfrigolare i piatti? No, in realtà niente, c'era su quel cucino, c'era mia moglie che li stava lavando, stava lamentandosi delle mie performance di pulitura, li stava rilavando e... Ma in chat, ci siamo un po' di commenti sulla pasta, io anche in chat. Niente, cioè la pasta non hanno particolari commenti perché dite sempre le stesse cose, quindi hanno detto grandi, bravissimi, sembra buonissimo, non c'erano commenti incredibili. Domande, magari delle domande. In realtà domande sulla pasta, cioè è di una semplicità disarmante, sì, che domande puoi fare. Però è molto invernale, mi piace per questo.
E niente, stavamo parlando un po' di Tesla, ma domande in realtà per voi non, allora, non ce n'erano. Mettiamo un argomento in mezzo, continuiamo a chiacchierare. Ah, no, chiedono, no, chiedono giustamente perché non vai a MasterChef. Perché devi sapere cucinare per andare a MasterChef. Cioè, devi essere competente. Però i provini, almeno i provini mi faresti ridere. No, è impossibile. Ma secondo me non rientro neanche i provini che vanno in TV. Secondo me prima ci sono dei pre-provini. Cioè, quelli che già tagliare la cipolla ti caccerebbero a fanculo? No, ma secondo me già i pre-provini sono di ti do 5 ingredienti, fai una roba top. Non penso sia così banale. Cioè, non credo sia così semplice. Scusa, se c'è andato il nostro amico che cucinava 20 volte meglio di me. Chi? Mauro. Che non è passato. Secondo me, cioè, quello è un altro step. Mi piacerebbe moltissimo, ma è un altro step. Dicono, cioè, allora, in generale mi sembra che i feedback siano positivi sulla pasta, tranne Michele Tossico, che dice, quella pasta sembra un'ottima vivanda ospedaliera. No, la baga... ma magari! Scusa, si può bannare dalla chat, per cortesia? È chiaramente un idiota, cioè non è disadattato, è chiaramente un idiota. Sei super... sei cioè, super affezionato. Però ha detto una stronzata! Ha detto una cazzata! Cioè, ho capito, però c'è qua gente che loda praticamente qualsiasi dittatura. Ho capito, però può dire tranquillamente che fa un coglione, è antipatico, ma lo può dire, questa è una stronzata. Cioè. Vedete qualche collegamento tra Brexit e l'attentato a Londra? No, anzi mi sono stupito che ancora facciano attentati a Londra. Cioè, ci deve essere proprio un odio da parte di ISIS musulmani e roba del genere nei confronti degli inglesi. Perché hanno reiterato. Cioè. Che cazzo vuol dire? Un odio dei musulmani. No, per me è incredibile. A Londra ci sono solo musulmani. Infatti, è possibile questa cosa. Hai detto una no, cosa. No, no, però è. Cosa sarà? Il quinto attentato a Londra e in Gran Bretagna. Cioè, parliamo del fatto che è incredibile. Devi fare un attentato e devi far parlare di te. È incredibile. A Roma? A Roma, esatto. È incredibile che non ci sia ancora stato un attentato in Italia. Secondo me, veramente. Si prova pena per l'italiano. Non c'è essere, proprio, non c'è nient'altro. Magari le nostre forze dell'ordine funzionano molto bene. No, se... cioè, se ti banno dalla chat dopo aver detto sta cazzata. Stanno diciamo anticipando. Salutiamo tutti i carabinieri, i vigili e tutte le forze dell'ordine e la finanza. Io conosco un amico finanziere che stradoro con cui andrò a sciare più avanti e salutiamo assolutamente tutta la Guardia di Finanza, so che ci segue numerosissima la Guardia di Finanza. Citavano una notizia che ci siamo persi, almeno io mi sono perso, non so se avete letto la querella in corso tra Elisabetta Canalis e Siri. E? Siri. E Siri, Siri. Ma non è una persona Siri. Di iOS? Sì, Siri. Cioè il messaggero ad esempio che titola, Siri fa arrabbiare la figlia di Elisabetta Canalis, non mi piace. Questa è la notizia. E perché gliel'ha detto? Ma non mi piace, è la figlia. La figlia di Elisabetta Canalis, nuovamente protagonista di una spassosa gag su Instagram. La Shogor Sarda ha pubblicato un nuovo video della bambina alle prese con una surreale conversazione con Siri, l'assistente vocale dell'iPhone. Non mi piace, dice la bambina guardando il telefono. Faccio del mio meglio, sembra scusarsi l'interlocutrice digitale. Skyler, cioè, si chiama Skyler la bambina. Skyler minaccia di riagganciare. E chiede che Siri sia più carina con lei, ma non ottiene grandi risultati. Allora la piccola prova con i principi della buona educazione. Ma si c'è presenta. Tutto sto, io sono tutto Skyler. Testo? Sì, io sono Skyler, ma l'assistente vocale la scambia per un maschietto di nome Brian. A questo punto, davvero scocciata, la ragazzina mette fine al gioco, non senza precisare. Comunque non sono Brian. La divertente gag, messa in scena dalla figlia di Elisabetta Canalis, ha deliziato i follower dell'ex felina, ormai abituati alla comicità involontaria della bambina. Tra l'altro io vi invito a leggere il messaggero, è scritto malissimo, cioè a leggere è uno slalom tra errori e tagli. Allora, beh, chiaramente un diktat, aspetta. È il peggior quotidiano di Roma. Non lo so. Non è Umberto malissimo. Che adesso fa il direttore editoriale per il messaggero? Imponi una certa lunghezza delle news SEO friendly e la qualità diciamo che non è la stella polare della produzione editoriale. No, è che chiaramente non è riletta questa news. Comunque non so se avete un'opinione su questa diatriba epica tra molto le interessante. No, io Skyler si chiama anche la moglie di Walter White in Breaking Bad. Ma scusate, ma da chi è che ha avuto questa bambina? Cioè, come si dal tipo Fred Perry, come si chiama? Fred Perry? No, dal ballerino. È Fred Perry.
ballerino Elisabetta Canaris. Ah no, quella no, scusa, Elisabetta Canaris non è quella che sta all'estero a Los Angeles con il chirurgo estetico. Non lo so. Hai ragione, stavo pensando a il padre americano. Mi sembra Matthew Perry. No, Matthew Perry è quello di Friends. Mm. Si chiama Fred Perry, è quello che fa vestiti. Non mi ricordo come si chiama, dovrebbe essere tipo qualcosa Perry, però, Comunque ero convinto che... Ma che fai? Sei diventato vecchio? Ma quando parli fai questo... Ero convinto che Siri avesse detto alla bambina non mi piace. E allora in quel caso potevamo entrare sul Me Too, roba del genere. Però secondo me lo sbaglio di quella notizia è il titolo, perché doveva essere tipo... La figlia di Canalis interpella Siri. Non potreste mai immaginarvi cosa ha risposto. Ma però non so se funziona ancora, perché il... No, era Skyler e la Siri. La risposta di Siri è inimmaginabile. Siri e Skyler, non mi piaci. Già così. No, secondo me di più di libero fa tutto così, Io non so come vada Libero, ma Libero è tutto, ora lo apro a caso, Libero è tutto completamente così. Io se dovessi attirare direi proprio così, cioè la figlia di Elisabetta Canalis parla con Siri. La risposta di Siri è inimmaginabile. Inimmaginabile. Cioè, sì. Questo è Libero. Le condizioni compromesse. Roma, i cinesi si aggravano. E Pechino attacca l'Italia. Crisi. Conte a casa e delle. Tra l'altro è scritto stranissimo. Crisi. Conte a casa delle elezioni. Tutto in 8 mesi. Indiscreto a palazzo. Perché è davvero possibile? Cioè, cosa non si. Cosa significa indiscreto a palazzo? Cosa è una persona indiscreto a palazzo? Che significa indiscreto a palazzo? Non ho idea. È scritto tutto così, Libero. È pattume. Io ultimamente. Ma dai, lo mettiamo un argomento in mezzo di discussione seria per questi ultimi 10 minuti. Quando ti vuoi informare, che cosa fai? Intanto guarda. Informare su che? Ti faccio domanda: quando ti vuoi informare, dove vai? In generale sull'attualità e non sul gossip in particolare. E a cosa serve informarsi? Che bella domanda. Allora, quando mi voglio informare, va tendenzialmente sono 3 siti. Purtroppo il Messaggero è il mio punto principale perché sono di Roma. E... Perché a te piace... Beh, c'è un po' di parte di Roma. Sì, un minimo sì. Te ne frega delle notizie locali? Un pochino. Sì, non è che mi frega della nuova rotonda sulla Salaria. Si ha chiuso la panetteria in via Turandot. Sul Messaggero in prima pagina è difficile che trovi così. Però sapere, so che quando apri il Messaggero al 99% c'è qualcosa della Raggi o qualcosa comunque della Giunta Capitolina o qualcosa di un po' importante. Insomma, ti fa piacere quotidianamente sentire le offese alla Raggi? No, mi fa piacere sapere qualcosa di Roma quotidianamente. Poi il Corriere e per ultimo il Gruppo Today. Sono un grande lettore, soprattutto in treno, del Gruppo Today. Il Corriere e il Corriere della Sera? Sì, il Corriere della Sera e quindi Roma Today lo visito. Ah, ma sei proprio geolocalizzato. Sono un grande fan di Nunzia, mi sembra, no, Nunzia Girolamo. Nunzia qualcosa che è la scrittrice di Roma Today principale, fa tutta la roba, bravissima ragazza, scrive molto bene tra l'altro. Figa? Giusto per parlare di Mitu? Non la conosco. Non sei andato a controllare su Facebook? No, non mi è venuta la voglia di andare a vedere com'è. Perché la leggo, quindi mi interessa la cosa. Brava ragazza, cioè mi sembra scriva molto bene. Brava, scrive molto bene. Siccome Today è un po' figlio del Messaggero e la un qualità, po' figlio di Fanpage, la qualità della scrittura non è il punto di riferimento. Invece lei comunque scrive sempre abbastanza bene, interessante. Mi sembra Nunzia Girolamo. Ok, invece a cosa serve informarsi? Per poterne parlare con gli altri. La domanda è, serve informarsi? Sì, certo, per poter avere dei dialoghi con le altre persone, cioè, per poter quindi è come seguire il calcio? Superiore rispetto agli altri. È come seguire il calcio? Assolutamente. Non ti puoi sentire, se ti informi, non puoi sentirti certo, superiore. Assolutamente, la sai più lunga degli altri. Quindi è semplicemente un nozionismo puro? L'essere aggiornato sui fatti? Sì, è un minimo anche per essere sicuro di non fare cazzate. Tipo, se so che a Roma, ecco, la Raggi ha deciso con la sua idiozia globale di fare... le macchine Euro 6 bloccate a tutta Roma nelle domeniche ecologiche, almeno sono informato del fatto che è meglio se domenica non vado in giro perché si prova a spiegare. Vabbè, però questo è un atteggiamento idiota, questo è un atteggiamento molto pratico. Parliamo di attualità politica. No, è solo per poter chiacchierare con gli altri o per atteggiamenti molto o per cose molto pratiche. Allora, io sono sta mangiando cereali secondo te Umberto a pranzo? Non lo so, per ora è andato a fumare compagna mentre mangia cereali. Il rumore sembrava di quando apri la scatola dei cereali e la versi nella cosa del latte. Umberto, serve mantenerti aggiornato sull'attualità e dove ti aggiorni sull'attualità? Allora, parliamo di attualità... Qualsiasi cosa. Insomma, la cronaca. Cronaca, politica, politica, qualsiasi esteri, tipo. Ma compreso il gossip, compreso il gossip. No, però tu mi hai detto scusi il gossip. Sì, ma no, perché tu avresti detto che ti aggiorni su gossip blog, volevo evitare. Quasi esclusivamente il Sole Repubblica, se non qualche capatino ogni tanto per quando mi sento triste su Libero per farmi due risate. E consiglio Nessun Luogo è Lontano sull'attualità di politica estera, che è un
potete leggere il podcast del Pier Paz, com'è che si chiamava? Cosa? Nessuno... Ah sì, di Giampaolo Musumeci. Del Giampaz, del Giampaz. Di Giampaz e poi un po' di roba internazionale, ma soprattutto tramite Google News. Io effettivamente un podcast che ascolto sempre tutte le mattine è in 4 minuti di Vision, che trovo incomodissimo. 4 minuti sono veramente... In 4 minuti, eccezionale. E serve a cosa ti serve essere aggiornato sull'attualità? Sì, per non sentirmi un coglione, penso che sia la... Quindi cioè, l'ambizione è strettamente sociale attorno alla cerchia delle persone per fare il salottino e per non sembrare dei totali coglioni. Ma c'è la percezione che a livello di macrosistema non serve assolutamente niente, perché il fatto che tu maturi una coscienza critica o non la maturi è completamente ininfluente per i fatti del mondo. Ascoltando. No, mi sta ascoltando. Ti sto ascoltando assolutamente. Sì, chiaramente non cambia un cazzo. Allora, si vive benissimo probabilmente anche da ignoranti, però uno comunque può avere anche il gusto di informarsi, no? Perché ti sembra strana questa cosa? No, no, lo chiedo perché ho riflettuto su questa cosa qua, mi sono posto la domanda nei momenti in cui mi è capitato di allontanarmi dalle news che leggo quotidianamente. Io leggo in particolare l'ANSA e comunque parto da Google News per i titoli, e l'ANSA nell'ambizione che abbia... meno declinazione. Vabbè. Per una parte o per l'altra, ma è ovviamente impossibile, partitocratica, diciamo. Esatto, è ovviamente impossibile, però ci sta che siano più equidistanti. E quando mi allontano da questo rimango completamente scollegato, e dopo 3 settimane mi ricordo mia nonna quando guardava Beautiful e ritorna nell'attualità politica o roba del genere, ti rendi conto che fattualmente non cambia veramente un cazzo. Cioè chiedo ovvio. Se sia tempo sprecato a quel punto. Cioè, potrei investire le mie risorse intellettuali, la mia capacità di elaborare perché il reale in qualcos'altro di più produttivo e meno assorbente. Però non capisco, ma perché ti poni questo problema quando ti informi su quello che accade attorno a te e non quando guardi 35 puntate di una serie? Esatto, a me quello mi fa ridere. Bravo. No, è importante. Sentiamo l'importanza. Perché? Allora, io penso... penso che... Sì, sentiamo l'importanza. Che ogni opera artistica abbia l'ambizione ultima di essere universale, comunque di raccontare qualcosa di chi siamo, dove andiamo, cosa stiamo facendo. Le cose artistiche devono essere universali, non posso fare una roba iper specifica. L'ambizione è grattare quel minimo di universale che ci accomuna. Dopodiché è ovvio che l'esperienza dell'indiano di Millionaire in India che arriva è una storia particolare, ma l'arco... No, io vado al dunque... argomentando. Ma stai parlando tanto? Ma però è importante parlare molto se la domanda è complessa, perché altrimenti non si arriva al punto. Non è una domanda complessa, no, di Umberto. Non si arriva al punto. Ti ha chiesto perché vedi 4 milioni di puntate. Perché? Lo schizzinoso perché non è complesso. Perché il paradosso è, se vogliamo intendere aggiornarsi sull'attualità come essere intrattenuti da un programma culturale, qualcosa di artistico, roba del genere, semplicemente puro intrattenimento, è ovvio che ci sta, se a uno piace l'attualità politica come soap opera, per l'amor del cielo. Ma io mi chiedevo se esiste un quid di più, perché comunque a me piace consumare il prodotto artistico di qualcun altro quando riesce a superare la barriera della superficialità totale e andare a scavare, mettere in discussione me stesso, avere punti di vista differenti, proprio perché non posso avere tutte le esperienze dell'universo. La realtà virtuale non esiste ancora, quello che possiamo fare è raccontarci delle storie. Ma tu hai capito la risposta, Umbo? Perché secondo me è impossibile. Vabbè. Però voi... Cioè, rispondimi alla tua domanda. Ti ha risposto, secondo te? Allora, posso provare a intuire reale dove stai andando a parlare. Bravo, intuisci. Però comunque, sì, ho capito. Però comunque tu dici, non mi informo perché posso spendere il mio tempo a fare cose produttive. Ma io non ho detto... Sicuramente, comunque... Questa era la mia domanda e mi interrogavo. No, mi sono interrogato. È vero, effettivamente ho fatto una cosa che non dovevo fare. Comunque, che cosa è successo oggi? Allora, Umberto se n'è andato. Ma dal punto di vista tecnologico e tecnico, che cosa hai combinato? In che senso dal punto di vista tecnico e tecnologico cosa ho combinato? Che significa? Che significa? Perché non funziona un cazzo? Funziona tutto quanto. Non so perché ha continuato a fare quella roba lì insensata. Non so perché ha fatto quella roba lì insensata. Mi continua a saltare il computer, mi spiace. C'erano due domande molto interessanti di Eleonora Cosenza per te. Cioè, una era di Eleonora Cosenza, una era di non mi ricordo chi. Abbiamo il principe dello squirting, abbiamo. Per chi se lo chiedesse solo per voi disadattatini, lui è Alessandro Pirani, che avrete già visto voi mille volte, che è stato citato nella live di Igor esatto, sul finale, che ha avuto particolare successo. Anche è stato lui uomo, che ho... Tra l'altro, non è un caso che sia grandissimo. Il principe dello squirting. Esatto. Allora, cioè, quelle erano solo... Il principe dello squirting o il re dello squirting?
Ma poi aspetta, cos'erano? Due delle tue 80 ex fidanzate? Quante ne hai avute di ex fidanzate? Realisticamente, no, non solo quelle che ti sei scopato. Ma magari non erano, perché quelle sono numero 5. Magari non erano fidanzate. No, quella lì era fidanzata. Una era anche nome e cognome, così. No. Allora, no, c'erano due domande. Una interessante di Leonora Cosenza. Salutiamo Maria Gerbini che squirtava in macchina di Pirani. Cosa ne pensi di del Christian Day? Che cos'è il Christian Day? Non lo so neanche io, però ti chiedeva: che ne dici, che ne pensi del Christian Day? Te lo chiedeva Eleonora Cosenza. Siccome è la tua più grande fan, dovresti, è anche riscattato il messaggio, dovresti come minimo rispondere. Eleonora, spiegaci che cos'è il Christian Day, ti rispondo volentieri. Ma se è veramente una celebrazione, no, il giorno dedicato a Cristo. Christian già mi fa pensare. Non sarà il giorno dedicato a Christian Colli. No, possiamo già dire che non sarà il giorno dedicato a Christian Colli. Ma magari è una roba americana. Che dici? È una roba americana. O magari il giorno dedicato a Christian Colli. Non lo so. Comunque, a me celebrare la religione, sapete che cosa penso della religione. E la seconda domanda invece è top. Sentiremo anche Pirani. Arrivava, mi pare, da Gabri, che lo chiedeva a me, ma io le estendo a voi invece la domanda: qual è il piatto migliore che cucini per scopare? Cioè, con quell'obiettivo. Non sono sul piatto. Madonna, ma puoi rispondere con una risposta secca? Non è una risposta. Il pesce con i peperoni. No. Cioè, devi far sempre partire. Sì, perché non c'è un piatto. Perché quello dipende dalla fantasia della sera. Sì. Dal conoscere la ragazza. Okay. Ma per me è la mise en place e l'atmosfera. Non è la cucina, non è il tipo di piatto. Esatto, esatto. Cioè, non è il tipo di pietanza. È organizzare la serata, okay, la cena a casa mia, la mise en place, le luci o robe del genere. Pirate, può rispondere in modo concreto, e come lui, sono risposte inutili. Carbonara. Ecco, visto, almeno ecco, cioè così dovrebbero essere le risposte. Infatti lui scopa. Tra l'altro. Io compro candele. Vai lì, io compro candele. La grande mise en place. Ho a casa, te l'ho detto che ogni cassetto che apri è pieno di candele. Per queste cene a due che non sono mai avvenute. È strapieno di bottiglie, a lui gli piacciono tantissimo. Se volete fare un regalo bellissimo ad Alessio, una bellissima bottiglia vuota, cioè tipo di un vino molto pregiato, di una grappa. No, molto mi piace la forma della bottiglia. Vabbè, tendenzialmente la bottiglia da 2,99 euro. No, però ci sono bottiglie. Ci sono bottiglie da 80 euro che hanno la bottiglia una standard. Una bottiglia che deve essere estremamente svasata, cioè deve essere estremamente donna. La bottiglia piace a donna, la bottiglia è estremamente donna, come le anfore, cioè deve avere la parte bassa molto generosa. Esatto, perché che lui poi ci mette sempre la candela sopra. E ho quelle candele con quelle la candele cera che non evapora completamente. Lui la accende sognando di essere con una bella ragazza a chiacchierare quella serata lì, e cena con questa candela che cola, e quindi lui è pieno in casa di queste bottiglie tutte piene coperte di cera. Esatto. Lui quindi... Ma difatti c'è un ragazzo che scrive: ma se Alessio non scopa, ma che glielo chiede a fare che il piatto? Però magari un sogno ce l'ha, cioè magari ce l'ha un sogno di una pietanza che lui cucina per fare del sesso. Allora, grazie per aver, ti dice Tamata, grazie Alessio per aver esaudito la mia richiesta fatta al cortocircuito di portare Pirani al salottino. Assolutamente, non è stato voluto, è stata una coincidenza, ma ovviamente una grandissima bella coincidenza. Va bene ragazzi, io vi saluto, è stato un piacere ritrovarvi. Nostro, assolutamente, assolutamente no, nostro. Presto. Ci puoi soltanto approfondire una cosa? Ci puoi approfondire? Riguardo allo squirting, di cui vi anticipo ragazzi, seguite il cortocircuito di venerdì, perché ci sono grandissime esplosive sorprese, ma non diciamo niente in dettaglio, assolutamente seguiteci perché è imperdibile. Voglio sapere nel dettaglio se, perché non l'abbiamo spiegato, lo squirting che sperimentavi con la ragazza dentro l'automobile ovviamente era copioso, perché ti sei trovato tutto sempre bagnato, copioso, tutto copioso, ma era esplosivo o diffusivo? Cioè creava un minimo di distanza, certo, nell'esplosione? Era esplosivo. Esplosivo, equiparabile a una pipì o effettivamente può essere al palloncino quando fai il gavettone, non quando fai il gavettone che lo lanci, quando apri il palloncino che è riempito d'acqua alla fontanella? Allora, sì, non so fino a dove possiamo. Puoi andare, no, puoi andare sereno. Dove allora, di solito lo squirting è per l'orgasmo clitorideo e non vaginale. Ok. Okay? E c'è una completa differenza tra l'uno e l'altro. E ci sono le ragazze che sono più vaginali rispetto a clitoridee. Di solito quelli clitoridee, e quasi sono esclusivamente clitoridee, squirtano e hanno la potenza, non so, possono arrivare a un metro. Però è un metro con un flusso tipo pipì, no, o un'esplosione incontrollata. Perché per lui è soltanto acquisibile, cioè, tramite prop tecnologico. Da spalla a spalla. Cioè, gli ha lavato la faccia, capisci? Non solo. Va bene.
Ma perché? Perché non vuoi credere? Ma perché ti devi dire una stronzata? Ma perché magari... Ma qual è lo scopo? Per lo show del salottino? Io sono sicuro che lui l'abbia sperimentata, ma come ci sono le ragazze che fintano l'orgasmo, non ho dubbio a pensare che l'abbia inondato di piscio, non inondato di... No, aspetta, la natura del liquido... La natura del liquido è ancora sotto indagine. No, non è sotto indagine. La gran parte di quello del fluido della cosa è urina. Ci sta, perché cioè, non è che producono chissà quali liquidi. Per me sono non c'è lo slime. Non è lo squirting. Ma non quello è pipì, il vostro è immaginario. Sono stato per me sono ragazze come che pisciano. Come esperto del squirting. Per me è gente ciao che piscia. Ciao. Saluti. Allora, Sir Sai, che siamo in chiusura, ti chiede di rifondare con lui la Democrazia Cristiana? No, io assolutamente sono per prendere una posizione chiara e netta. Non mi piace il compromesso. Il salottino ha vocazione minoritaria, poche cose chiare. Minchia, Alessio siamo... calcola la geometria e l'idea dello squirting. Ma è così, è importantissimo. Per spiegare a lui... No, l'orgasmo a me, non è solo a me, uno delle donne, che, no. Cioè, io credo nella scienza, uno che di fronte a un fatto compiuto, ovviamente non lo possiamo replicare in laboratorio, non vuole assolutamente credere ad una persona totalmente affidabile che non ha nessun vantaggio nel raccontare una stronza. Allora, noi dobbiamo tutti ascoltare quando tu fai delle risposte sì, per te, di 45 per te, minuti. Una. Tu non ascolti allora, le mie risposte di un secondo. Allora, io ti ho detto diverso. Io non ho detto che per te è piscio, che Pirani è una piscio, stronzata è che piscio, sia stata inondata. Per te è piscio. Per me è una donna che piscia. Allora, punto. Allora, fine. C'è una cosa. Io non so la fisiologia, non so esatta la morfologia, non sono un medico, non sono un fisiatra, non ne so nulla. Ma ti sei mai accorto che quando sei in erezione e quando stai per venire, è impossibile, impossibile fisicamente che tu pisci. Devi prima fare una cosa, la devi esaurire, certo, e poi puoi pisciare. Certo. Invece tu stai dicendo, senza basi scientifiche sì, di sorta, sì, che una donna è capace di mischiare per piscio e il liquido vaginale. L'uomo non puoi, perché quando hai l'erezione ti viene bloccato il canale dell'uretra. Appunto. Diverso proprio, appunto, rispetto alla fisionomia delle donne. Ma esatto, infatti io non lo infatti sono, io non lo sono. Tu invece dai per scontato, certo, che hanno questi due canali aperti, sì, che si mischiano e fanno brom. Sì, assolutamente, assolutamente sì. Assolutamente. Assolutamente. Proprio, sì. Assolutamente. Ragazzi, io vi prego... Allora, Eleonora ti dice, il giorno dei cristiani, per rimanere in tema, si sono riuniti, il giorno dei cristiani, si sono riuniti tanti cristiani in Roma a manifestare la loro cristianità. Tra questi, gente che non sapeva la differenza fra omosessualità, omofobia, insulti ai gay, razzismo, non tolleranza nei confronti delle altre religioni e robe del genere. Partiamo dal presupposto che, quando tu assembri tante persone, assembri tanta ignoranza. Il principio del cristianesimo accoglie, come tutte le favole, come tutte le mistificazioni, accoglie persone deboli di mente. Il risultato è che se tu le accentri, mandi quello di Fanpage a fare due interviste, il risultato è che c'è la peggio feccia dell'umanità. Ovviamente, se hai visto delle interviste, probabilmente sono state tagliate quelle delle sette persone che avevano un minimo di senno, perché per fare show, quello che fa Fanpage è semplicemente, certo, ne fa 100, 50 sono di persone normali, 50 sono di completi disadattati. Il problema è sempre quello, affidarsi alla favola, devi essere una mente debole. Comunque ci incolla Supergrammi da Wikipedia. Nella donna esiste un solo tipo di orgasmo, quello clitorideo, come evidenziato dagli studi di Masters e Johnson, anche se si parla erroneamente anche di orgasmo vaginale. L'orgasmo è provocato dalla sola stimolazione del clitoride. L'orgasmo comunemente detto clitorideo avviene appunto per stimolazione diretta del clitoride, mentre quello impropriamente detto vaginale è raro e giungerebbe tramite stimolazione indiretta del clitoride stesso. Quindi non esiste un orgasmo esiste vaginale, no, è sempre secondo Wikipedia, secondo Brian and Johnson. Masters and Johnson, Masters and Commander. Secondo Master and Commander non esiste. Vi consiglio, ragazzi, l'ha citato, tu l'hai visto Master and Commander? Capolavoro veramente. Io penso che sia uno dei film fatto da Russell Crowe, cioè con no, Russell Crowe, ma di chi è? Di chi è? Capolavoro? Non lo so se è Zemeckis. No, penso che sia il regista di... Zemeckis, infatti, non ha senso. Come si chiama quello con Jim Carrey, dove lui fa il... Ah, di... Vice, va. Ma non quello di Se mi lasci ti cancello. No, quello di... Truman Show. Esatto. Penso che sia suo. Non mi ricordo come si penso chiama. Penso che sia suo, ditecelo, ragazzi. Io ve lo straconsiglio perché ha un bellissimo arco narrativo. E lì è capolavoro. Esatto. Bellissima storia di amicizia. È amicizia virile. Bellissimo. A me, io sono molto sensibile da quel punto anch'io di vista. Bellissimo. Esatto. Un capolavoro, esatto, veramente un capolavoro. Esatto. Ricitato benissimo, sì, con dei personaggi. Bello. Peter Weir, esatto. Lui. Dovrebbe essere lui, però. Dovrebbe il essere regista... di Roma Show. Sì, sì, sì. No, sì, no, sì. Se è anche il regista di Master and Commander. Sì, assolutamente. Capolavoro. Poi, bellissima la messa in scena. Le battaglie delle. Bellissimo. Sotto ogni punto di vista, se non l'avete visto, consumatelo assolutamente. Allora, io direi di chiudere con Don Joseph, che dice sei molto gay, Alessio. Perché gay?
Perché gay? Perché, Joseph, aspettiamo che ci risponda velocissimamente. Comunque io ho una componente femminile. Quindi molto secondo te chi segue la religione ha una mente debole, dice fuori io. Sì, fuori senza tema di smentita, sì. Chi sì. la segue, quindi chi segue, se io sono cattolico sono una mente sì, debole. Sì, perché se hai bisogno di una risposta fantasiosa, una domanda legittima, è evidente che hai una debolezza di legittima? Chi siamo, dove veniamo, dove stiamo andando. La risposta fantasiosa, eh? È arrivato Cristo, un supereroe in terra che come prima cosa ha cambiato l'acqua in vino e si è risorto dopo 3 giorni, insomma un sacco di storie non verificabili, impossibili da replicare in laboratorio, roba del genere. Se uno si aggrappa a quello per dare un senso all'esistenza e avere la consapevolezza che le sofferenze che sta sperimentando su questo pianeta, che sono una cosa reale, verranno poi redente in un al di là fantasioso, secondo me ha attenzione. Dei problemi di stabilità. Allora intanto ti dicono che hai movenze gay e il modo in cui urla è molto Murli è molto gay. E poi dicono attenzione, però debole non significa stupido, altrimenti non ci sarebbero premi Nobel cattolici. Infatti ho detto però no, attenzione no, anche Stephen Hawking era cattolico. Non lo so, non penso proprio, ma è così. Riflettevo, aspetta. Anche Odie Friedman. Ma Odie Friedman è completamente cattolico. Contro il cattolicesimo. Grande cristiano. Ma chi è Matteo? Contro il cattolicesimo è un grande cristiano. Ma chi cosa dai, stai insomma. Dicendo? No, stavo riflettendo l'altro giorno che con l'intelligenza, con la cultura, ecco su che cosa riflettevo, che si dice molto che gli intellettuali sono spesso e volentieri di sinistra, ok? Che cosa succede? Spesso e volentieri, non in toto, perché se tu studi, cominci a acquisire una coscienza critica, cominci a triangolare le informazioni, cominci a non avere paura del diverso, mi devi guardare, mi devi ascoltare, è molto importante, è ovvio che orienti il tuo pensiero a quello che viene categorizzato come di sinistra, quindi sei più tollerante rispetto al prossimo, cioè la tua forma mentis va in quella direzione che viene cristallizzata, ma questo non vuol dire che se studi diventi di sinistra, certo. Perché ci sono degli studiosi che sono di destra, ovvio. Esatto, stessa cosa non vuol dire che se diventi uno scienziato automaticamente non ti affidi alle favole, ma di scienziati veramente tali, che abbiano acquisito un'autorità nella loro materia e che abbiano lasciato passi nella storia abbastanza sensati, si contano sulle punte delle dita quelli religiosi al netto di una storia fino al 1800 dove la religione informava di sé in un modo ben diverso. Quindi stai dicendo che se sei uno scienziato non puoi essere cristiano? Sì. Lo dico, ma no, lo puoi essere perché esiste, ma evidentemente hai qualche flow, qualcosa che non funziona, perché è ovvio che l'evidenza dei fatti ti conduce in un'altra direzione. Allora, io chiuderei con Akidan, che dice: Alessio, io sono davvero allibito di come mi trovi, d'accordo con te su qualsiasi cosa tu dica. Perché sei una persona intelligente. Se fossi donna non so cosa farei per conoscerti dal vivo e sviluppare un rapporto. E invece ti posso dire che le hanno risposto subito dopo, Davide Maus ha detto: tanto è gay, concediti uguale. Subito dopo, guarda, è incredibile, il messaggio dopo. Quindi devo dire che invece le donne scoprono questo le mio lato. Le donne non possono essere scienziate, secondo te? No, le donne scoprono questo mio lato critico e elaborato. Gli cade il clitoride, senti, ogni volta iniziamo, tu stai a cena, Alessio, con una donna e soprattutto si sente... E poi, ma che è successo? Mi è caduto il clitoride, direttamente. Allora, aborti spontanei. Esatto, proprio. Allora, grazie per questo salottino, non so se torneremo settimana prossima, ci proviamo. Fra pochissimo, fra 20 minuti io sarò live su Multiplayer con l'ultimo atto, l'ultimo episodio di Kentucky Route Zero. Come ho già detto anche a Simone, purtroppo è stato troppo limitato nella sua votazione. E se seguirete la live vi spiegherò perché è a parte perché l'indie più bello. Allora è Pierpaolo Multiplayer merda, Tagliaferri non capisce un cazzo. Confermo. Questo è il titolo. È uno dei migliori indie, non dico degli ultimi 5 anni perché c'è What Remains of Edith Finch, non so. Di sicuro lui, degli ultimi 2 anni. No, per lui gioco per da 9 però mezzo. Lui ha detto gioco da 9 no, mezzo. È un'esperienza del decennio. Forse anche gioco da 9.9. Veramente che Tagliaferro Zero è il gioco. Lo posso indie. Giocare su YouTube? Sì, ma ti perdi tutto il gioco. Cioè ha senso controllarlo? Sì. Controllarlo ha senso. Quanto costa? Quanto costa? Mi sembra 19,99 o forse addirittura 24,99. Solo l'ultimo capitolo o tutto il bell'ambo? Non esiste, non puoi comprare a capitoli. Compri il progetto intero. Sempre comunque. Sì. Cioè gente ha comprato 9 io anni fa. Io ho comprato fa. Il primo episodio nel 2013. Non so, cioè 9 anni, esatto, nel 2013. Sì, confermo. Io ho giocato il primo fa. Episodio appena uscito. Poi giocai il secondo, terzo e quarto. Ma il primo quando era gratis, il quarto. Scusa, l'ho giocato anch'io il primo. No, secondo me era gratis. No, non pirato i giochi, non perché... Vabbè, io comunque l'avevo comprato appena uscito. Poi ho giocato il secondo, terzo e quarto insieme, quando è uscito il quarto, e poi il quinto.
E quindi fra pochissimo. E hai dovuto riprendere in mano i capitoli precedenti? No, no, me li ricordavo. Perché sono esperienze che ti rimangono dentro. Esperienze da un'oretta. Ma sta a livello incredibile che te le sono ricordate. Ma che cazzo, da 10? No, non che mi sono ricordato a memoria l'esperienza. L'esperienza che Tower of Zero è indipendente da quello che ti ricordi della trama. L'esperienza del gioco. Non è, cioè, la trama è relativa. Che te la vedi dopo la live? Secondo te mi sbaglio l'ultimo capitolo? Ma non è la storia. Lo voglio comprare. Non è la storia. Sai, a proposito di giochi. Va bene, grazie per averci seguito. Finiamo ancora gli ultimi tre minuti. Gli ultimi no, tre. Troppo lungo. Ho dai. Scaricato il giochino degli sci. Capolavoro, eh? Veramente detto, bello. Capolavoro. Però un po' dispersivo perché ci sono troppe cose da fare. Gratis. Esatto. Cioè, è un capolavoro. Esatto, che cazzo ci vuoi dire? Ragazzi, se vi capita, scaricate. Se siete sciatori, è veramente bello. E non mi ricordo come si chiama. È l'ultimo gioco recensito da Andrea. Un po' complesso su mobile. L'ultimo gioco mobile recensito da Andrea. Grand Ski Adventures. Non mi si chiama una cosa del genere. Mountain qualcosa. Grand Mountain Adventure. Bellissimo. E basta, grazie, ci vediamo fra pochissimo con Kentucky Road Zero e ci vediamo invece con Alessio venerdì al cortocircuito. Non ci sarà giovedì la live di gameplay mia. Venite venerdì al cortocircuito, ragazzi. Ciao. Vediamo se stoppo.